Hola a tutti bandini, bentornati in un nuovo video della Pixelmon. Siamo ancora qui dove ci eravamo lasciati nello scorso video. E nello scorso video, appunto, ragazzi, abbiamo fatto salire a livello 30 Tirtouga, che è OP. Se avete visto lo scorso video sapete il perché. Ha una resistenza mozzafiato, veramente. E di conseguenza ha buttato giù praticamente un Rhyhorn a livello 44, non per dire. Cosa faremo in questo video, ragazzi? Continueremo l'exp per quanto riguarda Tirtouga e Primplup, visto che nello scorso video anche abbiamo fatto evolvere Monferno, facendolo evolvere in Infernape, appunto. E niente, ragazzi, di conseguenza, una volta fatti evolvere questi due Pokémon, prenderemo Samdrew, faremo evolvere anche lui. E di conseguenza vedremo di chiudere la serie, come detto appunto nello scorso video. E ripeto, cercheremo di iniziarne un'altra, Smackdown. Raga, Smackdown. Ma io gli tolgo. Raga, io gli tolgo al Quajet. Cioè, sto Pokémon è OP. Sto Pokémon è OP. Mi piace troppo, mi piace troppo. Non vedo l'ora che diventa Carracosta. Voglio vedere che cosa diventa. Cioè, è stupendo. E fra l'altro stavo pensando, ragazzi, di andarmene. Ui, quanti Golduck. No, non me ne vado da nessuna parte, tranquilli. Stavo pensando. Ma qua stanno combattendo tutti. Ma com'è sto fatto? Ecco la pioggia. No, però magari un... No, ho mandato un Primplup. Ma che schifo. Pokémon Luxray. Ok, per fortuna non mi ha attaccato. Stavo pensando, ragazzi, di trasferirmi per l'exp, appunto, sulle isolette tanto carine, dove spawnano magari ogni tanto anche dei boss. Livello 21 per Primplup. Intanto però ci tengo a far evolvere prima Tirtouga, cioè non frega niente, io in questo video voglio far evolvere Tirtouga. Luxray. Qui nella palude anche ci sono Pokémon abbastanza decenti per quanto riguarda l'exp, quindi dovrei venirci più spesso. Peccato che appunto saranno le ultime volte, appunto, che verremo a fare exp. Però buona a sapersi per magari delle prossime serie, appunto. Un Ekans. Io provo Smackdown contro un Arbok. Scusate, Ekans, l'ho chiamato Arbok. Crunch. Usa Crunch, che dovrebbe fargli un po' di maluccio. No, manco. Brain. Ma sono... Me. Crunch. Charbak. Perfetto. Allenatore. Lo Slowpoke. Allenatore 18, schifo. Pokémon serie. Quest'Arbok 47. Vai. Direttamente Charizard. Lo voglio one shottare, per favore, Charizard. Quindi fai un bel lavoro. Flame Burst. Grandissimo Charizard. Livello 33 per Tirtouga. Quello. 33. Devotion. Ancient Power. Smackdown. Levitante, quindi... No, Crunch. Non gli faccio niente, Brain. Ok, Brain è quella messa un pochettino meglio a livello di... Oh, Crunch. Veloce. Dai, che sali al livello 34. Eccolo qui! Solito livello 34. Allora, ragazzi, dove siamo? Questo qua... Oh, 39, Dojon. Charizard. Non voglio rischiarmela con Tirtouga, quindi... Flame Burst. Ok. E intanto voglio controllare in attrezzi Pixelmon. Intanto togliamo questo. Mettiamo via anche questo. Voglio togliere intanto un pochettino la pioggia. Punto primo. Perché è veramente fastidiosa. Punto primo. Punto secondo. Voglio vedere se ho delle pozioni. Dubito che ho di avere delle pozioni. Ma almeno ci si prova. Potrei farmele delle pozioni in realtà. Però non fa niente. L'unica sarebbe tipo che do avanzi a Tirtouga. Lo faccio combattere contro qualche Pokémon sminchio momentaneamente. Tipo... Vabbè, un attimo, eh. Magari questo qua non è un Pokémon sminchio, ma lo butto giù così. Ne approfitto, sì. Ok, livello 35. Questo non mi interessa. Impara anche mosse di tipo Ghost. Attenzione. Charizard, vieni qui. Perché qua ci sono dei Pokémon belli interessanti per l'exp.
Quindi mi sa che le isolette saltano, a meno che non ci andremo appunto per quanto riguarda Primplup. Che qua comunque sto trovando dei Pokémon abbastanza OP. Questi stanno combattendo, quindi non ci interessano. Un Golbat. Vieni qui. No, non l'ho preso. Vieni qui. Vieni qui. Oh, te devi. Mannaggia a te, Golbat. Ma pure io che mi metto. Oh, ciao, Tirtok. Ma che ci fai qua? Vediamo se possiamo combattere contro qualcuno giusto per recuperare un pochettino di HP con avanzi. Un Parasect. Quanto lo andrei a sfidare, mamma mia. Uno Psyduck. Psyduck. Allora, utilizziamo Ancient Power, forza antica. Ancient Crunch. Il mio scopo è quello di recuperare. Eccolo qua. Crunch di nuovo. Dammi vita. Perfetto. I Psyduck non dovrebbero essere tanto fastidiosi, diciamo. Perché comunque sono Pokémon abbastanza rincoglioniti. Per chi segue l'anime, cioè dovreste conoscere Psyduck com'è. Quindi, appunto, non dovrebbe essere tanto pericoloso. Crunch. Ok. Lo utilizzerei anche su questo Ekans a livello 12. Crunch. È giusto per recuperare un po' di HP, ragazzi. Un altro. Là ci stanno Pokémon OP. Io lo so. E ci vado subito. Livello 35. Fra due livelli. Tirtoga si dovrebbe evolvere in Carracosta. Non vedo l'ora, ragazzi, perché mi piace veramente tanto. Carracosta. Sono veramente soddisfatta del mio fottutissimo fossile. Vai, Charizard. Però a questo punto 36. No, no, raga. Ridammi questo. Dallo qui. Charbak. Arbak. Vai. Non me ne frega niente. Uovo fortunato, più il 50% di esperienza. E via. Ehi, vieni qui. Preso. Charizard. Flame Burst. Ammazzalo. Ammazzalo, Flame Burst, ti ho detto. Ammazzalo. Ammazzalo. Ah, va dai. Dai, non puoi fallire così. No, ma sta dormendo. L'ha addormentato, perfetto. 37 Carracosta. Carracosta arriva! Sta arrivando Carracosta! Sta arrivando Carracosta! Vieni, tartarugone! Che carino che è! Sì, potevano fare qualcosina di meglio per quanto riguarda la skin, però, dai, non male, dai. Non ditemi che è così piccolo perché mi. No, dai, ragazzi, è minuscolo! Ma è minuscolo! Guardate che carino! Quanto mi piace, ragazzi, il nostro Carracosta! Carracosta. Però è minuscolo, quindi mi. Uffa. Ok, l'ultimo che ci rimane è Primplup. Quindi io farei una cosa. Oh, piano piano. Prenderei Charizard. Andrei. Raga. Raga, guardate qua cosa c'è. Guardate qua chi c'è. C'è un Marshtomp. Riusciremo mai a catturarlo? In questo caso avremmo un altro Pokémon in più, visto che ci mancava. Ehi. Ma scusate un attimo, fra l'altro, no? Giusto per capire. Noi non abbiamo Marshtomp. Pokédex. E intanto proviamo di nuovo la cattura. E intanto guardo un attimino il Pokédex. Allora, andiamo sulla terza generazione. Dov'è? Dov'è il Sceptile? No, della terza generazione ci mancavano tutti, raga. È vero. Ci mancavano tutti. Scusate un attimo. Noi abbiamo altre Pokéball tipo queste, no? Ok. No, era giusto per capire. La Div Ball. Proviamo con la Div Ball a prenderlo. Vieni qui. Anche se avrei preferito prendere un Mudkip direttamente e far evolvere quello. No, non ne vuole sapere. Quindi passerei un attimino alle maniere brutali. Vai, dai. Oh. No, ma si spegne con l'acqua. Si spegne con l'acqua, con la pioggia schifosa. Rimani qui, rimani. Sì, si spegne con la pioggia. Lasciami
bastardo. Però lo sto indebolendo. Aia, mi sono fatta male io, figuriamoci. Rimani qui. Oh. Aia. Bellissima. No, fermo. Mi sto ammazzando io, ma com'è? Senti. Mi sto ammazzando io, ragazzi. Non puoi recuperare vita. Non puoi recuperare vita, sto rompendo anche l'acciarino. Ma che cazzo? Ma che malattie? Ma raga. Ma ragazzi. Ma proviamo a catturarlo, vai. Ti prego, rimani dentro. Uno, due. Uno. Due. No, due e vaffan bagno. Ah, va dai. Prova ad uscire. Prova ad uscire, ti picchio. Vai. No. Indeboliamolo ancora, che ti devo dire. Sì, sì, stai pure qui. Ha preso fuoco. Aveva preso fuoco, raga, non si sta facendo danni. Ma che caspita. Ma raga, ma solo io posso trovare questi Pokémon rimbecilliti. Mannaggia gli starter, mannaggia. Te devi sta fermo. Olle. Olle. Oh, sotto l'albero non... Sotto l'albero, ragazzi, non si spegne. Ho parlato, eh. Raga, se muore. Aia. Si è rotto l'acciarino. Non lo posso più utilizzare. Si è rotto. Non ho contato. Questo dovrebbe essere il secondo. Mannaggia a te. Dai. Dai che hai... Potresti dare una speranza a questa serie di allungarsi di uno o due episodi massimo. Slowpoke. Cosa? Ma levati dalle palle. Ma non ci posso credere. Ma non scherziamo. Cioè, questo è uscito. Dai, rimani dentro. Non ci posso credere. March Tomp. Dov'è? Ah, ce l'ho ancora l'acciarino, tra l'altro. Potresti, per favore. Grandissimo. 9 HP, c'hai 9 HP. Hai 9 fottutissimi HP. Ci devi rimanere lì dentro. Ci devi rimanere lì dentro, Manstomp. Rimanici. Oh, raga, abbiamo catturato anche Manstomp. Bene. Altro starter, vabbè, non è Mudkip ovviamente, però comunque altro Pokémon tipo acqua, che appartiene fra l'altro alla terza generazione, cosa che non avevamo. Questo sta combattendo sto Mac? Sì. Mannaggia. Però lì c'è un Venomoth. Venomoth al 32 per giunta. Allora, Charizard. Si è voluto Carracosta. Cioè, fighissimo. Fighissimo. E abbiamo anche un Marston. Livello 22 per Primplap. 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 Sentitelo, sentitelo. Il suo grido di battaglia. Primplap. Vai. Tra l'altro era a livello 22 Marston, quindi... Già abbastanza avanti. Livello 23 per Primplap. Dove? Io dovrei andare in quelle isolette buggate. Là ci stanno Weezing. Proviamo ad andare lì, ragazzi. Che ne dite? Andiamo un pochettino dei Weezing. Abbiamo quasi finito le Pokéball. Cioè, se dovessimo trovare ecco cosa che non ho fatto. Aspettate un attimo. Andiamo su starter. No, non c'è Mudkip perché abbiamo catturato Marshtomp. Ecco, come Trico, ragazzi. Non abbiamo trovato Trico, ma abbiamo trovato Grovyle. Mannaggia. Vai, Weezing. Weezing. Charizard. Sta diventando giorno, fra l'altro. Sta pioggia non ne vuole sapere di sparire. Non lo sopporto più. Livello 24 per Primplap, vuole imparare Bide, ma noi glielo stoppiamo. Livello 66 per Charizard, livello 25 per cazzillo qua. Oh, un altro Weezing. Grimer.
Sta combattendo contro qualcuno, contro un Geodude a livello 11, ma lo stai ammazzando? Ma ammazzalo, ti prego. Ok. Weezing al 39. Flame Burst. Perfetto. Perfetto, ragazzi, stiamo andando alla grande. Ehi, Grimer. Ehi, Grimer. Ok. Charizard, ok, è passata la pioggia, è diventato giorno e non potevo chiedere di meglio. Molto bene, molto 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 bene. Ora io non so da quanto sto registrando, ma penso che mi dirigerò verso lo spawn, che non so da che lato sia. Eccoli qua. Fra l'altro lo vedo pure, un Venipede. 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 Vieni, fratello. Ok. Primplap. Allora, mentre ci avviciniamo allo spawn, man mano che troviamo Pokémon decenti, ovviamente li abbattiamo con brutalità. Quindi, di conseguenza, abbattiti. Grazie. 27 per Primplap. Ok. Anche qua uno Sandslash. Dai, che voglio Empoleon. Non so che attacco ho usato perché l'altro era finito. Ho usato Inferno. Sì, ho usato Inferno. Ne ho sprecato uno perché ha fallito. Mangiamo, 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 mangiamo. Non ci sono Pokémon. Vabbè, a parte quello, però avevamo detto che avremmo utilizzato là c'è un boss. Un Magikarp boss. Ho visto. Ne ho visto uno verde, raga. Non me lo sono sognato, giuro. Sì. C'è un Magikarp. C'è un Magikarp che dico io. C'è un Magikarp là come ghia. Un Magikarp come dico io. È bello. A livello 71 sei. Ma fa un po' schifo. Vai, Luxray. Allora, proviamo a shottarlo con Thunder. Aia. Posso. Shottato. Livello 28. Fury Attack non ci interessa. Un Max e 3 Max. Semplicemente. Possiamo andare a curarci Pokémon, direi. Sì. Decisamente per questo video abbiamo fatto anche fin troppo e siamo andati veramente tanto bene. Perché abbiamo ottenuto Carracross, abbiamo fatto salire Primplup e abbiamo catturato un Marshtomp. Quindi, oh raga, GG. Cioè, fatevi sentire nei commenti questi GG, ragazzi. Scrivete GG e il minuto. Ora. Perfetto. Bravissimi. Tu che non l'hai fatto, fallo, mi raccomando. Mi curo i Pokémon, ragazzi, e nel prossimo episodio penso che andremo nelle isolette. Adesso metterò in squadra anche Sandrew, Shiny, in modo che ce l'ho lì pronto. Metterò anche... No! Allora. Vediamo lui. Sto vedendo un attimino, stavo facendo un attimino mente locale sui Pokémon. Ok, devo prendere lui. Però ora come ora non ha senso prenderlo. Perché è l'ultimo che devo fare. Io ora c'ho Primplup e c'ho Marshtomp. Sarebbe carino far evolvere anche Marip, a dirla tutta. Marip è veramente carino. Che poi diventa Ampharos. Vabbè, lo vedremo, ragazzi. Lo vedremo. Il mio obiettivo è più che altro quello degli starter. Al massimo vedrò come me la sentirò in questi giorni. E piuttosto cercherò di far evolvere, diciamo, tutti i Pokémon che potrei far evolvere. Quindi magari sì, cioè senza stare a catturarne altri, salvo starter. Ecco. Quindi, oh, livello 50 intanto per Luxray. Quindi, ragazzi. Come sempre vi invito a commentare e spolliciare, mi raccomando, condividete questi video, condivideteli, aggiungeteli ai preferiti, fate quello che volete, seguite le pagine di Instagram e di Twitter, mi raccomando, niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!